Con noi Faraoni. Allora, Faraoni, il Perugia si riscatta dal mezzo passo falso di domenica scorsa con il Crotone e conquista 3 punti strameritati. Beh, assolutamente, abbiamo fatto una gran partita, siamo stati uniti dal primo minuto, abbiamo giocato un grande calcio e fortunatamente siamo riusciti a prendere questi punti che abbiamo lasciato in casa. Un Perugia determinato, che ha condotto quasi sempre il gioco. Beh, sicuramente abbiamo fatto il gioco, abbiamo avuto sempre possesso, abbiamo rischiato quasi niente e questa è la strada giusta. Adesso dobbiamo cercare di essere sereni e tranquilli con la testa e cercare di andare avanti il meglio possibile. Qual è stata l'arma vincente del Perugia? Beh, sicuramente il gruppo e il gioco. Ora si porta a 50 punti il Perugia. Dove vuole arrivare? Beh, noi vogliamo arrivare più alti possibile, però dobbiamo stare con i piedi a terra, umili e cercare di fare ogni partita, sarà una guerra, perciò già dopo Pasqua mettiamo giù per il Varese. È stato difficile giocare in un campo sintetico, avete avuto delle difficoltà iniziali? Beh, all'inizio un pochino, non essendo abituati sul rimbalzo, su come scivola la palla, però quando è un calcio che è un campo che ci fa giocare bene, che non ha buche, che ci permette di fare passaggi precisi raso terra, a noi ci avvantaggia molto. E dentro all'uovo di Pasqua questi 3 punti che fanno volare in alto il Perugia. Assolutamente, noi siamo contenti e speriamo di averne tanti di uovi di Pasqua con 3 punti. Grazie. Anche a voi, arrivederci.